Ti piace Serena? Non la mordere! Non la Ti sta mordere! mordendo, ti sta Aia! mordendo! No pensiero solo! Donati! Mamma mia! Ciao a tutti, lui è lui! E lei è Sofì! E benvenuti in un nuovo Daily Vlog! Una nuova giornata insieme per condividere le nostre avventure pazze! Ray è super dolce, ma ragazzi è super monello. Guardate cosa ho dovuto fare. Ho dovuto mettere la tenda qui perché lui la agguancia, attacca, la prende con i dentini e la tira e la stava facendo staccare. Ma a proposito, dov'è? Giusto. Ray! Ray, vedo le tue zampe. Non ti puoi nascondere. Eccolo qui! Wow! No, dove è andato? Cuccioletto! Piccolino! Io ti adoro! È troppo tenero e siamo davvero felicissimi che sia stato accolto alla grande da tutti voi, da tutte voi trote, dal team trote, yeah! Il profilo Instagram di Kira e Ray sta spaccando. In un solo giorno ho fatto più di 50.000 follower. Se ancora non li seguite, correte a seguirmi su Instagram e cercate chiocciola Kira e Ray. E ovviamente non vi dimenticate di seguire anche noi, ma è contro te, facilissimo. Ma chi sta abbaiando? Ray, non c'è niente! Che vuoi? Va bene che sei pazzo, ma non fino a questo punto. Abbaia al cuscino? Guarda un po', oggi Sofì cosa ho portato? Il mega cannone spara aria! Il mio gioiellino. Vuoi provarlo sui miei nuovi capelli? Sì, in realtà lo volevo provare su Ray, però adesso che mi ci hai fatto pensare lo potrei provare anche su di te. Per chi non lo sapesse, questo non è un cestino della spazzatura, anche se lo sembra, devo dire. Però è un cannone spara aria. L'abbiamo utilizzato in un nostro video. Ecco, in cui lui faceva questo ininterrottamente. Sui capelli lunghi che aveva prima faceva un effetto davvero fighissimo, perché si gonfiavano tutti. Flashback. Ma adesso su quelli corti che effetto avrà? Corti? Mi avevi detto che sono lunghi, però meno lunghi di prima. Ma no, corti. Questa parola corti mi ha fatto rattristire un sacco. Ho i capelli corti. Lo sapevo. È inutile che tutti mi prendete in giro e mi scrivete: Sofì, ma non sono cortissimi. Sono meno lunghi di prima, ma non corti. No, perché tutti voi pensate che siano cortissimi. Sofì, sono corti, però sono molto carini e ti stanno molto bene. Adesso vado ad utilizzare la mia tecnica cinese antica per allungare i capelli. Ragazzi, aiutatemi voi, come devo fare? Ray, devo far allungare i miei capelli. Tu non lo sai, ma prima di prenderti avevo dei capelli lunghissimi. Una chioma foltissima. Ok, ma adesso basta perdersi in chiacchiere. Andiamo a provare il cannone spalario. Anche se sei pronta per volare col cannone spalario. Cannone che schiumazza. Schiumazza. Vi ricordate del cannone che schiumazza? Vai via, non ti preoccupare. Fermati qua. Ok, sei pronta? Arriva l'aria. È fantastico. Con i capelli corti è ancora meglio, perché sono più leggeri e volano di più. Vai. Ho una paura. Un attimo prima. Non mi fa niente, però non lo so, fa paura. Lo voglio provare anch'io. Abbassati, non si è visto. Sofì, c'è un problema. Ray crede che noi siamo pazzi. Ma Ray è pazzo, quindi non può percepire la pazzia degli altri se tu già sei pazzo. Hai ragione, non ci avevo pensato. Trote, volevo provare il carone spararia su Ray, solo che si è addormentato. Sarà per la prossima volta. Vi abbiamo chiesto se avreste voluto vedere la reazione di Serena al primo incontro con Ray. E tutti voi avete detto: sì, la vogliamo vedere! Quindi adesso aspettiamo che Serena torni da scuola per farglielo vedere. Sarà una super mega sorpresa. Lei non vede l'ora di vederlo, anche perché sapeva che noi già l'abbiamo preso e che era a casa mia. E non se l'aspetterà proprio di incontrarlo adesso. Lei dovrebbe già essere uscita da scuola, quindi arriverà a momenti. Aspettiamo. Questo è il suo letto. Ah, comodissimo. Quindi adesso non ci rimane che aspettare che torni da scuola. Nell'attesa abbiamo pensato di fargli uno scherzo. Ovvero adesso andiamo a nascondere Ray e non appena lei arriva le facciamo trovare un peluche. E le diciamo che è Ray. Secondo me non noterà neanche la differenza, perché tra il piccolo Ray e un peluche non c'è proprio differenza. Tu sei un peluche. Adesso è il momento più difficile. Devo scegliere un peluche che più assomigli a Ray. E ho veramente l'imbarazzo della scelta. Grazie a tutti i regali che ci avete fatto voi agli eventi. Grazie. Guardate quanti peluche ho.
Secondo me quello che gli somiglia di più è lui. Senz'altro identico, guardate. Sono identici. Quindi andiamo a mettere Ray nella cuccetta di là e prepariamo lo scherzo. Ok, fatto. E adesso andiamo a mettere il finto Ray nella sua cuccia. Mettiamo qua così. Sì. Sembra proprio Ray. Che carino. C'è Serena, l'ho sentita. Andiamo ad accoglierla. Ciao Serena, fermati. Ho una sorpresa per te. Oggi è il tuo grande giorno. Sei pronta? Sei pronta? Finalmente potrai vedere Ray. Vero? Sì. Vediamo, dov'è? Silenzio, sta riposando. Sta riposando. Piano. Ok, mi raccomando, Sere, non gridare per nessun motivo. Non devi urlare e neanche fare così. Ciao, Ray. No. Scusa, com'è che non deve fare, Sofì? Ciao, Ray. Io la conosco. Piano, Serena, con cautela. Ok, è qui. Vediamo. Questo non è Ray. Ti immagino veramente Ray, ma questo non è Ray. Sì, è un peluche. E dov'è? È uno scherzo, capito? Cioè, è uno scherzo. Ah, sì, ma io lo voglio vedere, dov'è? No, non lo vedrai mai. È molto confuso. No, scherzo, Ray c'è. Ed è là dentro. Però tu l'altra volta non mi hai dato un bacino. Dai, un bacino te lo faccio vedere. Ma perché? Mia sorella mi odia, ragazzi. Mia sorella mi odia. Sere, odi tua sorella? Ma cosa? Non è vero, ci vogliamo bene. Ok, aspettatemi qui che vado a prendere Ray. Ok, Serena, sei pronta? Stai per vedere Ray per la prima volta. Oddio, che carino. Yeah. Stava dando un bacino? Sta anche mordendo la maglietta. Oh, che carino. Ma qualche giochino. Sì, è da giochino. Che carino. È troppo morbido. Serena in realtà è la zia di Ray. Perché Ray è come se fosse mio figlio. Quindi lui è tuo nipote. Guarda, se te lo metti così dorme come un bimbo, guarda. Vero? Diciamo. Corri qui oggi. Ti piace Serena? Non la mordere. Ti sta mordendo. Ray, non devi mordere la zia. Bacini. Bacini. E morsi. È troppo tenero. Ray, non lo lascia. Diciamo che oggi è particolarmente esaltato. Ray, oggi è molto irrequieto, morde tutto. Ray, vieni qua. Dove stai andando? Pipi. È andato nella sua casetta. Sì, perché Ray ha tre cucce. Una da lui e due qui. Però la sua preferita è un cuscino sotto il letto. Non si sa perché. Serena, cosa ne pensi del fatto che Ray stia rosicchiando letteralmente il tuo zaino? Ma fermi, quello è il mio treppiedi. Mi serve per fare i video. Serena, davvero si sta mangiando il tuo zaino? Io non sarei così tranquilla. Lo rimproverò io. Anche se è veramente difficile rimproverarlo con quegli occhi dolci. Ray, no, non si fa. Monellino. No, è lo zaino di Serena. Ray. No, questo è mio. Perché giocate tutti col mio treppiedi? Monellino, mordi no, tutto. No, dai, adesso della me non morda. Vedremo. E non morde. Sì, certo, Serena, come no. Sei un monellino. Monellino irrequieto. Pulcette? No, che non la devo rimproverare perché lui è così e basta. Ehi, sei troppo monello. Ma cos'è io, zio? Poco fa è successa una cosa super divertente. Avete presente quando le vostre nonne non ricordano il vostro nome e iniziano a dire tutti i nomi dei nipoti uno dopo l'altro, finché poi forse si ricorderanno del vostro? Tipo la mia dice: salvo Serena, volevo dire salvo, cioè Sofia. Poi dopo 30 anni lo dice: Sofia, ferma. Forse sta facendo la pipì. Ciao, no, fai finta che non ci sono. Forse sta facendo la pipì nel posto giusto. Per la prima volta. Ray, ti prego, fai la pipì lì, non qui. Ha trovato un invasore nella sua casa. Sua sosia. Adesso noi due facciamo i conti. Comunque, dicevo, dovevamo chiamarlo. E anziché chiamarlo Ray, siccome ci confondiamo come le nonne con Kira, che è l'altro nostro cucciolo, abbiamo chiamato Kiera. Sarebbe più scuro di Ray più Kira. Kiera. Nel frattempo Ray distrugge il suo coinquilino. Ma comunque l'avventura di oggi si conclude qua. Iscriviti per entrare a far parte del Team Prote. Cliccate il video che vi sta comparire. Che sarebbe l'avventura di ieri. Noi ci vediamo domani con una nuovissima Dura. Ciao. Saluta.
saluta. Ciao, i mini, dei compleanni, delle feste.